Rivoluzione completata in casa Brindisi dopo l'esonero di Mauro Chianese e le dimissioni di Vincenzo Visone e Ciro Montella. Il sodalizio biancazzurro aveva la necessità di rifondare lo staff tecnico e il gruppo dirigenziale. Venuto meno l'accordo con Ciro Danucci per il passo indietro del tecnico, l'attenzione di Daniele Arigliano si è spostata sul ruolo del direttore sportivo. Ormai da giorni erano fitti dialoghi con Nicola Dionisio in riva all'Adriatico fino a 2 stagioni fa. Decisivo è stato l'incontro avvenuto nelle scorse ore quando le parti hanno trovato l'accordo. Una figura di esperienza, quella di Dionisio, ma soprattutto amata dalla piazza. In tanti, infatti, soprattutto sui social, hanno manifestato il proprio consenso favorevole al ritorno dell'ex direttore di Avellino Cavese e Potenza. Il primo movimento di Dionisio è stato l'ingaggio di Nello Di Costanzo, figura di alto profilo, non nuovo a situazioni delicate come quella del Brindisi. Il neoallenatore vanta esperienze in Serie B, C e D, alla guida di Venezia, Messina, Benevento, Barletta, Padova, Ascoli, Juve Stabia e Carrarese. Di Costanzo sarà al Fanuzzi per assistere al match con il San Giorgio e condurrà il primo allenamento della squadra giovedì. Il suo vice sarà Francesco Di Nardo. Entrambi saranno presentati ufficialmente al termine della seduta. In panchina, nel match con la formazione campana, ci sarà Cosimo Semeraro, allenatore della squadra juniores. Una gara fondamentale in vista della totale rifondazione del progetto tecnico.